Tutto pronto per la fase 2. Si attendono le decisioni del governo sulla riapertura di esercizi commerciali e servizi pubblici. Poi anche gli autobus torneranno in strada. Beh, innanzitutto servirà pianificare la ripartenza, è fondamentale chiaramente. Rispetto ai trasporti stiamo lavorando già sulle decisioni che abbiamo preso in questi giorni e quindi il mantenimento delle distanze di sicurezza sia all'interno degli autobus che alle fermate, l'utilizzo obbligatorio chiaramente fino ad oggi di mascherine e guanti, e poi sarà da definire quello che sarà anche tutti gli esercizi che vengono riaperti, eventuali aperture di scuole che ad oggi sembrano scongiurate, e quindi anche in base alla richiesta dell'utenza poi riapriremo man mano le linee. Proprio in questi giorni si sta procedendo, ha spiegato l'assessore Celebron, alla sanificazione dei mezzi. Inoltre sono state date indicazioni ben precise agli autisti. E rispetto a questo tipo di decisioni siamo già pronti, nel senso che già in questo momento stiamo applicando delle decisioni rispetto alla distanza, al mantenimento della distanza, all'igienizzazione dei mezzi e a evitare che si formino assembramenti nelle fermate. Sono indicazioni che sono state fornite sia agli utenti, soprattutto anche agli autisti, che hanno anche la discrezionalità di poter effettuare una fermata oppure no, a seconda che l'autobus sia già carico e quindi per evitare eventuali assembramenti all'interno dell'autobus. Per capire quando tutto questo potrà avvenire bisognerà attendere probabilmente i primi di maggio. Certo, conclude Celebron, per ora è stata scongiurata la riapertura delle scuole che porterebbe negli autobus un grosso afflusso di studenti.